Oggi non parliamo di Tre Pattoni, di Sacchi o di Oronzo Canà, anche se parliamo di zona. Ma non sarà la tecnica calcistica, ma solo di un regime alimentare, particolarmente in voga. Oggi parliamo della dieta zona. Bentornati sul mio canale, io sono Pasquale e sono il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Oggi riprendiamo la serie sulle diete e sui regimi alimentari, parlando della dieta a zona. Chissà se Oronzo Canà, il personaggio tanto noto interpretato da Ino Banfi nel film L'allenatore del pallone, sarebbe orgoglioso di me. Beh, se lo fosse, forse userebbe la dieta B-zona per i propri calciatori. Non sono simpatico, sono scemo, lo so. Bene, ora basta fare lo scemo e addentriamoci in questa strana creatura. Vediamo di cosa si tratta, di quali siano i vantaggi e gli svantaggi. E poi ne traiamo le nostre conclusioni, naturalmente. La dieta zona, nota nei paesi di lingua inglese come Zone Diet, è opera di un biochimico e ricercatore statunitense chiamato Barry Sears. La sua idea nel formulare questa dieta era di andare in aiuto principalmente della popolazione affetta da diabete e di diminuire i morti di infarto al miocardio. Questo avviene in quanto la dieta zona ha l'obiettivo di mantenere i livelli di concentrazione della glicemia stabile nel nostro sangue e inoltre si prefigge di mantenere un bilanciamento ormonale. La tecnica proposta da Barry Sears si basa sul bilanciamento costante di due ormoni che controllano i nostri livelli glicemici, cioè l'insulina e il glucagone. Come ben sapete, l'insulina entra in circolo quando abbiamo alte concentrazioni di zucchero all'interno del sangue, in modo da abbassarne appunto la quantità, mentre il glucagone entra in funzione nella situazione opposta, cioè nel caso in cui ci sia una ipoglicemia, quindi una concentrazione bassa di zucchero. Secondo Barry Sears, questo bilanciamento costante ha come conseguenza un metabolismo più ottimizzato che determina anche un equilibrio di un particolare tipo di ormoni che sono chiamati eicosanoidi. Questi sono ormoni derivati da una serie particolare di acidi grassi, tra cui spiccano l'acido arachidonico e l'acido eicosapantoteico. Gli eicosanoidi sono importanti in quanto sono delle molecole che in inglese vengono dette signaling molecules, cioè portano dei messaggi a livello molecolare, per cui inducono una risposta cellulare, per cui hanno un ruolo importantissimo nella biologia molecolare. Il loro bilanciamento agisce perciò su un aumento o su una riduzione delle infiammazioni. Per cui attraverso la dieta zona ci si prefigge, oltre ad avere una alimentazione sana, anche di migliorare e di stabilizzare lo stato di salute della persona in senso più generale. Per cui di per sé le motivazioni e gli intenti sono veramente nobili, ma è veramente così, è veramente tutto rose e fiori. In realtà, anche se i nobili intenti ci sono, non credo che sia un regime alimentare ideale, ma entriamo nel dettaglio così vi spiego anche perché. Sicuramente il cosiddetto asso nella manica della dieta zona è che fa perdere peso in maniera abbastanza veloce e infatti questo è uno dei motivi che l'ha portata alla ribalta già dagli anni 90 quando è stata creata e soprattutto per la quale molti sportivi e molta gente del mondo dello spettacolo la usa in maniera abbastanza continua. Questo si ottiene, secondo Sears, avendo a ogni pasto una percentuale ben definita dei macronutrienti. Questo vale sia per i pasti principali, per cui colazione, pranzo e cena, che per gli eventuali spuntini. Le percentuali devono essere sempre le stesse, cioè 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30% di grassi. Per poter mantenere queste percentuali, la dieta viene organizzata in cosiddetti blocchi: un blocco di carboidrati è di 9 grammi, uno di proteine di 7 grammi e quello di grassi invece è di 3 grammi. L'insieme di questi tre blocchi sopracitati viene indicata col termine di mini blocco. Inoltre i carboidrati assunti devono sempre essere ad un basso indice e carico glicemico, in modo da non disturbare appunto il bilanciamento fra insulina e glucagone. Avendo un alto consumo di proteine, grazie al fatto che queste tendono a sviluppare la produzione sia di insulina che di glucagone, in contrasto con i carboidrati che invece stimolano solo esclusivamente l'insulina, tutto questo, secondo Sears, è possibile. L'utilizzo dei grassi dovrebbe essere prevalentemente provenire da grassi insaturi, come quelli presenti in frutta secca, oppure in olio d'oliva, olio di avocado, pesce, per cui grassi della classe di omega 3 e omega 6, che sono quelli da preferire nell'alimentazione di Barry Sears. Importanza primaria è anche quella di fare giornalmente attività fisica, soprattutto di lieve entità e meglio se di tipo aerobico.
Esercizi come nuoto, bici o anche delle lunghe passeggiate sono le attività ideali secondo Ben Research. Avendo questo tipo di alimentazione noterete che perderete peso abbastanza facilmente, e questo perché si tratta di un regime di tipo ipocalorico, cioè si basa su un deficit energetico piuttosto apprezzabile. Anche se la dieta non richiede particolari rinunce alimentari, è ovvio che alimenti come insaccati, bevande zuccherate, succhi di frutta e cibi ad alto indice glicemico sono assolutamente vietati. Inoltre formaggi, latticini, yogurt e tuorli d'uovo sono da limitare moltissimo. Ben Research inoltre consiglia di consumare frutta e verdura ad ogni pasto, grazie alle proprietà benefiche delle fibre alimentari e ad alta presenza di antiossidanti in questi alimenti. Questo perché, come dicevo prima, lo stato generale di salute è il principale obiettivo della dieta zona. Allora, vediamo di riassumere i punti che ho detto prima, su cosa si basa la dieta zona, e aggiungiamone degli altri per capire meglio le sue applicazioni, così da rendere il discorso un po' più semplice da comprendere e da comprendere appieno. Poi passiamo anche all'analisi dei vantaggi e degli svantaggi e poi ne traiamo le conclusioni. Allora, numero 1, bilanciamento degli ormoni insulina e glucagone nel flusso sanguigno. Numero 2, bilanciamento della presenza di ormoni eicosanoidi. Numero 3, utilizzo di cibi a basso indice e carico glicemico. Numero 4, utilizzo del rapporto 40-30-30 per carboidrati, grassi e proteine per ogni singolo pasto. Numero 5, attività fisica aerobica giornaliera di lieve entità. Numero 6, fare 3 pasti principali al giorno ed altri 2 o 3 spuntini aggiuntivi anche in assenza di fame. Numero 7, privilegiare i grassi omega 3 ed omega 6. Numero 8, mangiare tanta frutta e verdura ad ogni pasto. Numero 9, bere tanta acqua, in generale si consigliano almeno 2 litri al giorno. Ora diamo un'occhiata ai possibili vantaggi della dieta zona. Primo, nell'arco di una ventina di giorni dall'inizio della dieta, e anche meno se si fa un bel po' di attività fisica, si comincia a perdere del peso e dell'adipe in maniera abbastanza veloce. Secondo, abbiamo un livello di zucchero nel sangue che si mantiene più stabile ed è meno incline a delle oscillazioni. Questo ovviamente comporta una maggiore resistenza al richiamo dei dolci e alla scomparsa, diciamo, della sonnolenza dovuta all'eventuale calo di zuccheri. Terzo, col fatto che non c'è un calo importante di concentrazione degli zuccheri nel sangue, anche l'umore in generale viene mantenuto stabile ed è anzi più incline a migliorare. Quarto, grazie all'eliminazione degli zuccheri estremamente raffinati e dei cibi ad alto indice carico glicemico, si aiutano a prevenire anche le eventuali malattie derivate da questi eccessi, come ad esempio la ipertensione, il diabete o malattie del sistema cardiocircolatorio. Ora vediamo invece una carrellata di svantaggi della dieta zona e nell'adottare questo regime alimentare come stile di vita. Primo, è di difficile attuazione, perché dividere con precisione i pasti con la proporzione 40-30-30 è comunque abbastanza complesso. Ci sono già dei libri con ricette e tipologie di alimenti che vengono a semplificare la cosa, ma comunque non è un comportamento che viene naturale, soprattutto all'inizio. Secondo, non sono solo gli equilibri degli eicosanoidi e degli ormoni glucagone ed insulina ad determinare degli stati di infiammazione e di malessere. Anzi, l'insulina, che viene così tanto demonizzata, comunque funge anche al funzionamento di altre attività del nostro organismo. Terzo, vi è un alto utilizzo di proteine, specialmente di origine animale, per cui si tratta di un regime alimentare che è iperproteico e, come ben sapete, si crea un sovraccarico di lavoro per i reni e per il sistema epatico. Inoltre si rischia, consumando appunto prevalentemente proteine di origine animale, di introdurre un eccesso di grassi di cattiva qualità. Quarto, la salute in questa dieta viene slegata completamente da altri fattori che possono indurre il benessere generale o possono determinare un'infiammazione, mentre lo stato di omeostasi è collegato a innumerevoli fattori e processi biochimici. Quinto, la proporzione 40-30-30, che viene indicata come bilanciamento ideale per mantenere gli stati antinfiammatori, non ha al momento nessuna base scientifica, ma è solo indicata come quella ideale dal creatore della dieta Ben Research. Sesto, si possono creare squilibri nutrizionali dovuti al fatto che comunque i grassi sono maggiormente omega 6 e per poterne bilanciare gli omega 3 a volte è necessaria un'integrazione, appunto per evitare lo sbilanciamento, e questo può portare degli effetti opposti rispetto a quello in cui la dieta zona si prefigge di arrivare. Bene, in conclusione, se dovessi consigliarvi di fare o di non fare la dieta zona, vi direi di no.
Credo più che ogni persona debba avere il suo personale regime alimentare che sia fatto a misura per le proprie esigenze e dei propri gusti. Il cibo deve essere non solo dovere, ma anche piacere. Certamente, sicuramente è meglio tenersi alla dieta zona che proseguire nella media dell'alimentazione generalmente fatta al giorno di oggi, povera magari di verdure, ricca di cibi junk food come il fast food, cibi scatolati o altamente processati o ricchi di zuccheri. Bene, anche per oggi la mia opinione ve l'ho detta. Se pensate che questo regime alimentare con voi funzioni, fate pure. Io sono sempre dell'idea che le diete, così come sono definite, non siano salutari in quanto un'alimentazione equilibrata e sana è fatta con criterio, porta già con sé tutti i benefici che sono necessari. Se invece volete comunque optare per la dieta zona, prima di cominciare solo con il vostro libricino di direttive e ricette, vi consiglio, per almeno il primo mese o due, di farvi seguire da un nutrizionista o da un dietologo. Lui vi saprà sicuramente instradare presso le pratiche e le abitudini migliori e più sicure per la vostra salute, per poter portare avanti il vostro nuovo regime alimentare a zona con maggiore sicurezza. E voi cosa ne pensate della dieta zona? La fate già? L'avete mai presa in considerazione? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione e la vostra esperienza in questo. Per la video ricetta di sabato ancora in realtà non ho proprio deciso cosa fare. Però se mi lasciate un commento qui sotto al video con i vostri suggerimenti e sulle vostre idee, magari possiamo decidere assieme la ricetta da preparare per il sabato prossimo. Così possiamo dialogare di più e mi fate capire quali sono le vostre curiosità culinarie. In questo modo posso anche darvi informazioni più vicine alle vostre esigenze e ai vostri gusti culinari. Vi ricordo che tutti i miei video del mercoledì, che sono quelli di divulgazione, vengono anche pubblicati come podcast, per cui solo in audio, nel caso in cui non abbiate tempo di stare a guardare i video, ma vogliate solo ascoltare l'audio podcast mentre fate dell'altro. I podcast li potete trovare su iTunes, Spreaker e Spotify. Basta che cerchiate Pasquale Riganello, che sono me medesimo. Sempre io. Vi ricordo che sono su tutti i social networks come Facebook, Instagram e da poco anche su Twitter e qui su YouTube dove pubblico solo e esclusivamente i miei video. Se siete anche curiosi su chi sono e su cosa faccia, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Vi lascio andare anche per oggi, mi è solo rimasto da dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo la prossima volta col prossimo video. Ciao!